Le notizie del TG Ora, terremoto all'ospedale Pascale di Napoli, ai domiciliari sono finiti manager e imprenditori. I reati sono quelli di corruzione e turbativa d'asta per le forniture di dispositivi medicali e macchinari per tutto ciò che riguarda la cura dei tumori. Sotto i riflettori un appalto che va dal 2014 al 2015 per un volume d'affari di 2 milioni di euro. Finiscono ai domiciliari Francesco Izzo, primario del reparto di oncologia interna che si occupa di tumori al fegato, anche la moglie alla quale erano riconducibili le società di mediazione, anche se dicono i PM gonfiando il prezzo, ha arrestato un informatore scientifico, un commercialista e alcuni imprenditori. Ai domiciliari anche Elia Abbondante, che avrebbe dovuto controllare le procedure di acquisto e i bandi di gara nella veste del direttore amministrativo del Pascale all'epoca dei fatti. Oggi Abbondante è il direttore generale dell'ASL Napoli 1 Centro. Le indagini sono coordinate dal pool dell'aggiunto Davino, dal PM Carrano, decisivi gli accertamenti del nucleo di polizia tributaria del colonnello Giovanni Salerno. L'ASL Napoli 1 ha avviato l'istruttoria per l'adozione del sistema di rilevamento delle impronte digitali in ambulatori e corsie. Sulla scia dell'inchiesta della magistratura sulle truffe del cartellino a Loreto Mare, dopo il giro di vite già attuato sui profili orari di medici e infermieri e a pochi giorni di distanza dal via libera all'adozione di una app con cui i primari e i loro delegati possono controllare anche dallo smartphone il cruscotto del personale in servizio, ora il direttore generale dell'azienda metropolitana sta acquisendo il parere del garante della privacy per procedere al rilievo delle impronte. E furbetti del cartellino anche al museo. Non registravano la presenza sul posto di lavoro nel museo archeologico Atellano di Succivo in provincia di Caserta. Lasciavano gli uffici per ore e malgrado risultassero in malattia trascorrevano la giornata a giocare nei centri scommesse. E quanto hanno scoperto i carabinieri di Marcianise, che oggi hanno arrestato due dipendenti del museo, sono 13 le persone indagate. I dirigenti del museo, spiegano gli investigatori, sapevano delle condotte truffaldine dei dipendenti ma non sono mai corsi ai ripari. Il GIP del Tribunale di Napoli Nord, che contesta i reati di falsa attestazione della presenza in servizio e di truffa ai danni di un ente pubblico, ha definito la vicenda sconcertante e sconfortante perché il malcostume emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord è basato sulla piena consapevolezza dei dirigenti circa le condotte illecite poste in essere dai dipendenti del museo, nonché caratterizzato dall'inerzia nei confronti di tali condotte. Lo Stato non si è mai ritirato e non si ritirerà da Casal di Principe, lo assicura il capo della polizia Franco Gabrielli, che in una lettera al Corriere della Sera interviene sulla chiusura provvisoria della sezione della squadra mobile a Casal di Principe in una villa confiscata al clan dei casalesi dichiarata inagibile. Dopo i lavori edili spiega la nostra idea è quella di destinare l'immobile non solo a posto fisso della polizia di Stato di Casa Pesenna, Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa e Villa di Terno, ma di elevare il presidio a commissariato di pubblica sicurezza. Operazione Smoke Snake. La compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise, in esecuzione di un provvedimento del GIP, ha arrestato quattro persone gravemente indiziate di appartenere a un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di eroina nel comune casertano nelle zone limitrofe. Le indagini sono scattate a seguito di una segnalazione anonima che indicava un negozio di autoricambi quale vera e propria centrale operativa del gruppo criminale. L'inchiesta ha chiarito che la droga proveniente da Napoli veniva trasportata direttamente a Marcianise attraverso un sistema di staffette tra auto. 16 anni, picchiato a sangue da sette coetanei con i quali stava giocando a pallone, accaduto ieri sera a Napoli. Il ragazzo, che nel corso del pestaggio ha perso i sensi, è stato dapprima trasportato al pronto soccorso di Villa Betagna, poi al Cardarelli, dove è stato sottoposto a esami radiologici che avrebbero fortunatamente scongiurato lesioni gravi alla testa. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che dovranno identificare i sette aggressori e denunciarli. E come annunciato da giorni dalle previsioni meteorologiche, il Golfo di Napoli alle prese dalla scorsa notte con forte vento dai quadranti occidentali e con il mare agitato. Le avverse condizioni meteomarine hanno determinato la soppressione della maggior parte delle corse e dei collegamenti marittimi tra Napoli, Sorrento, le isole di Capri, Ischia e Procida. E con questa notizia per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora.